Ciao, ben arrivato. Andiamo lì? Sì, seguici. Siamo lì sotto. Perfetto. Ci fanno passare. Attenzione, capo. Come vedete è impossibile avvicinarsi, adesso inaugurano la sede elettorale del candidato sindaco Pietro Fontanini. Una calca impressionante, ci sono colleghi anche delle redazioni nazionali, non solo regionali. Ci troviamo in Viale delle Ferriere, a Udine, per l'inaugurazione, vedete, della sede del candidato sindaco Pietro Fontanini. Ecco. Tante le domande che i cronisti vogliono fare al leader della Lega, sia a livello locale che nazionale, ovviamente, politico. Matteo Salvini è qua per la terza volta in un mese e mezzo, è di nuovo in Friuli, l'unico leader a presenziare in Friuli Venezia Giulia in questi mesi campagna elettorale, l'unico a degnare di attenzione, diciamo la verità, anche la regione. E forse anche per questo, no? Ha ottenuto tanti consensi. È sempre qua, Matteo. Dov'è il microfono? Ragazzi, se non ci fate arrivare il microfono, voi fate il nulla. Quindi... Fuori da gazebo. È questo? È questo? Aspetta, datemi i bicchieri. Sbolognare i bicchieri. Allora, magari i giornalisti se possono stare un po' più in là, un pochettino, per dare spazio. Fuori dal gazebo, per piacere. Fuori. Per permettere a tutti di vedere il nostro leader, Matteo Salvini. Ecco, ma andiamo fuori. Tanto non piove, fortunatamente. Fuori, fuori. Però non arriva al microfono. Attenzione, attenzione. Ecco. Allora, siamo a Udine, abbiamo appena inaugurato la sede elettorale per le elezioni comunali. Io sono il candidato sindaco per la Lega e per altri 4 liste che mi appoggiano. Per riprendere in mano questa città. Udine, rialzati, sapete che è il nostro slogan, perché sì, Udine è diventata una città di extracomunitari, via, non è la città degli udinesi e dei friulani. Noi vogliamo ristabilire
un'immagine vera di questa città che deve diventare punto di riferimento di tutto il Friuli, perché la storia è questa di Udine, città attrattiva dei friulani, città ospitale senz'altro, ma soprattutto per i residenti, deve pensare la nostra gente, deve dare risposte immediate ai problemi che sono tantissimi in questa città. E allora siamo fiduciosi di vincere le elezioni perché dopo 15 anni di sinistra Udine deve rialzarsi e cambiare. Questo è il nostro slogan. Grazie a tutti. Bravo! Grazie a Massimiliano che è qui con noi, sapete, corre per le regionali come presidente della giunta, e un grandissimo grazie al nostro leader Matteo Salvini che ci ha dato una spinta. Siamo diventati il primo partito in questa regione, che non è una cosa da poco. Quindi abbiamo le carte in regola per poter governare la regione e per poter governare anche il comune di Udine. Grazie. Bravo! Bravo! Qui c'è a Udine c'è proprio l'emblema della situazione drammatica che è accaduta a livello regionale. Basta andare a vedere cosa succede in Borgo Stazione ogni giorno, dove la gente ha paura a vivere nella propria città. Bravo! E oggi... Bravo! Una vergogna, appunto. Una vergogna! E bravo. La cosa incredibile è che chi oggi si presenta sia a livello regionale, ma anche come candidato sindaco Udine, sto parlando ovviamente della parte avversa, si vende come qualcuno e si vendono come due persone che non hanno alcun tipo di responsabilità. Come se qualcuno non fosse stato il vicepresidente della regione, qualcun altro non fosse stato dentro l'amministrazione comunale di Udine, che ha avuto una responsabilità diretta sulle scelte politiche, anche che non erano di sua stretta competenza. Perché io ricordo bene il comune di Udine a guida PD che festeggiava ad ogni scelta della regione e del governo nazionale quando si parlava di accoglienza diffusa, certo, dell'arrivo, certo, di migrati clandestini, certo, della mancata scelta. Bravo! Che volevano garantire semplicemente la dignità ai cittadini di Udine, la dignità ai cittadini del Friuli, la dignità a tutta quella gente che non chiede nulla di speciale, ma semplicemente la possibilità di vivere tranquilli nella propria terra. E allora guardate che la scelta che compieremo il 29 aprile, sia per quanto riguarda a livello regionale la presidenza della regione, il nuovo consiglio regionale, sia per quanto riguarda la città di Udine con Pietro Fontanini, non è indifferente. Non è indifferente perché io a Udine sono venuto moltissime volte in questi anni, anche da segretario della Lega, e ogni volta ho trovato persone che dicevano non si può più andare avanti così. Adesso si può cambiare. Il 29 aprile si può fare una libera scelta. Quel poco di democrazia che ci lasciano ancora perché vorrebbero togliere i voti. Hanno tolto le province mettendo le UTI non elette. Hanno scelto la data del 29 aprile per votare, ovviamente in mezzo a un ponte, con la loro speranza che meno gente vada a votare. Dimostriamogli che la democrazia e la voglia di democrazia della gente è più forte dei loro trucchetti per mettere la data del voto in mezzo al ponte. Andiamo tutti a votare, scegliamo il cambiamento, abbiamo questa occasione. Oggi si può cambiare, il giorno dopo ci si può solo lamentare. Decidiamo di cambiare insieme. Lascio la parola a Matteo Salvini. Che, scusatemi, dico solo una cosa riguardo la politica nazionale. Guardate, sotto elezioni tutti parlavano bene, prima di dover prendere i voti. Oggi l'unico leader, che è il leader della principale coalizione, quella che ha avuto più voti, il 4 marzo, è l'unico che ha detto, a differenza di tutti gli altri, io sono disponibile a ragionare sul progetto del Paese, non è un problema Salvini o non Salvini, sono le risposte da dare alla nostra gente. Vedo dall'altra parte che c'è qualcuno che è solo un problema di chi occupa una poltrona. Noi abbiamo dimostrato, come prima il voto, anche dopo il voto, che quello che ci interessa è dare le risposte. Matteo è veramente la rappresentazione. Quindi chiederei un grande applauso, perché è uno di quei politici che il giorno prima dice una cosa, il giorno dopo dice la stessa cosa. Bravo! Grazie. Lascio la parola a Matteo. E bravo. Grazie ovviamente di essere qua. Bravo Federica! Allora, Madonna, c'ho sti microfoni in bocca. Vabbè che ho smesso di fumare, però non è che passo dalle sigarette ai microfoni. Mi date 20 centimetri. Bravo. Allora, innanzitutto grazie,
e avete una grande opportunità il 29 aprile di scegliere la libertà. Il 4 marzo gli italiani e i friulani hanno dato un grande segnale di cambiamento, voglia di cambiamento, e se lo dovessi riassumere lo riassumo con una richiesta: prima gli italiani, poi il resto del mondo. E questo vale a Udine, vale a Milano, vale a Terni e vale a Campobasso. Quindi vi chiedo, non basta però avere un governo che difenda l'interesse degli italiani, occorrono sindaci che poi applicano a livello locale quelle che sono le nostre missioni a livello nazionale. Quindi io non vedo l'ora di andare al governo a livello nazionale per tornare a controllare i confini e far entrare solo chi merita di entrare, però c'è anche bisogno di un sindaco che a Udine le caserme le usi per metterle a disposizione di chi tutela l'ordine pubblico e non per fargli un albergo per immigrati clandestini che poi vanno in giro dalla mattina alla sera a far casino. Quindi bravissimo, è questo. Bravissimo. E occorre anche un governatore del Friuli Venezia Giulia che gli ospedali, invece di chiuderli come hanno fatto la Serracchiani e Bolzonello, li apra. E quindi la scelta in mano vostra. Avete visto come hanno votato gli ungheresi ieri? Tutti i giornali dicevano no, sicuramente Orban non vince perché è populista, perché è nazionalista, perché vuole controllare i confini, perché difende le banche ungheresi, difende le aziende ungheresi, difende le università ungheresi e difende la moneta ungherese. Ha stravinto con la maggioranza assoluta dei voti. Quindi dobbiamo semplicemente guardare agli altri popoli europei che difendono le proprie aziende, i propri lavoratori, i propri studenti, il proprio futuro e i propri confini. Io prima di venire qua sono stato a deporre un mazzo di fiori e a portare una preghiera a Re di Puglia, perché una volta i nostri nonni e i nostri bisnonni, se difendevano i confini, erano degli eroi. Adesso chi difende i confini diventa un pericoloso razzista, populista e un tipo strano. Quindi vorremmo semplicemente tornare a vivere in pace. E quindi adesso spetta a voi scegliere un sindaco di Udine che faccia gli interessi della sua gente, scegliere un governatore. Io ringrazio Massimiliano Fedriga, perché se fosse stato tranquillo a Roma avrebbe sicuramente avuto un incarico di governo, siccome il governo noi lo metteremo in piedi. Invece dell'incarico a Roma ha scelto la sua terra, e quindi è proprio la scelta di un uomo della Lega, scegliere la propria terra, la propria gente rispetto a incarichi magari più comodi però più lontani. Quindi in bocca al lupo, ci rivediamo sicuramente presto, spero di tornare a Udine la prossima volta da Presidente del Consiglio a raccontarvi che speriamo! Cosa stiamo facendo. Speriamo, speriamo! E ribadisco il mio sacrosanto impegno a cancellare la legge Fornero per restituire il diritto alla vita, alla pensione e al lavoro a milioni di italiani. E poi mi auguro di tornare a una città un po' più sicura, un po' più pulita, un po' più ordinata, senza bacchette magiche, senza miracoli, dove però l'amministrazione comunale pensa prima agli udinesi, prima ai friulani e poi al resto del mondo. Quindi in bocca al lupo, ci rivediamo, però vi dico solo questo, vi chiedo nelle prossime settimane di svegliare i cuori e le coscienze dei vostri concittadini che dormono, che dicono andare a votare per il sindaco non cambia niente, non è importante, io sto a casa, tanto sono tutti uguali. Chi non sceglie il suo sindaco, chi non sceglie il suo governatore di regione, poi per 5 anni però taccia se qualcosa non funziona a Udine o in regione. Noi non abbiamo miracoli da promettere, non siamo persone particolarmente geniali o intelligenti, garantiamo onestà, lavoro, sacrificio e un impegno innanzitutto per i diritti dei cittadini italiani. Prima gli italiani e poi il resto del mondo. In bocca al lupo a Fontanini, in bocca al lupo a Max e soprattutto in bocca al lupo a voi. Grazie mille. E anche a te, anche a te. Ecco, vediamo cosa succede. C'è la diretta con Rai News 24 al momento. Grazie. Le vecchiette.
faccio vedere la calca. Intanto, ripeto, siamo in Piazzale Cella per l'inaugurazione della sede del candidato sindaco della Lega, Pietro Fontanini. Vogliamo che il voto degli italiani conti sulla scelta del governo, dopo tanti governi eletti e scelti a prescindere dalla volontà popolare. Cosa hanno votato gli italiani? Hanno votato la coalizione di centrodestra come coalizione più votata e secondo i 5 Stelle. Quindi escludo qualsiasi tipo di accordo di governo col Partito Democratico, che ha mal governato negli ultimi anni evidentemente. Si parte dalla coalizione più votata, che è quella di centrodestra, mancano dei voti a chi li chiedo? A caso alla gente che passeggia per strada o per il Parlamento? No. Provo a dialogare sui temi con i 5 Stelle, sulla riforma delle pensioni, la riforma del lavoro, la riforma della scuola, la riforma della giustizia. A questo punto sono i 5 Stelle, Di Maio che deve dire agli italiani, più che a Salvini, se continua a dire no a tutto, a dire o io faccio il Presidente del Consiglio oppure non gioco più, o se ha voglia di discutere di temi di futuro, di aziende, di fabbriche, di agricoltura, di lavoro, di sicurezza. I 5 Stelle ancora oggi insistono però con un no, non solo a Berlusconi, ma a tutta Forza Italia, mentre lei dice no al PD. Come si esce dall'impasse? Vabbè, io sono pronto a governare anche domani e la Lega ha fatto più di un passo indietro. Per eleggere i presidenti di Camera e Senato noi non abbiamo chiesto niente, non abbiamo ottenuto niente. Mi piacerebbe che anche gli altri usassero lo stesso buonsenso e la stessa generosità. Se tutti rimangono sulle loro posizioni, o io o nessuno, l'unica via che rimane è quella del voto. E non vedo altre soluzioni. Un premier terzo, quindi. Quarto, quinto, sesto, non so, un premier dodicesimo. Ma chi lo vota? Cioè, i voti in Parlamento per un governo, da dove arrivano? Dal centrodestra e io immagino dai 5 Stelle, se vogliono ragionare seriamente, ripeto, qua a Udine la gente non mi chiede che cosa succede nell'incarico esplorativo, mi chiede quando è che viene cancellata la legge Fornero, quando è che riducete le tasse, quando è che mandate via un po' dei clandestini che sono in giro per la città a far confusione. Quindi su questo io chiedo a Di Maio se ha voglia di ragionare o se preferisce il PD, perché io ho visto che Di Maio dice dialogo col PD anche con Renzi, auguri. C'è una domanda per lo studio per lei, sentiamo, vai Roberto. Allora, la domanda è, vedrà Di Maio prima del secondo giro di consultazioni? E aggiungo, domani è confermato un altro vertice del centrodestra? No, non ci sono vertici, adesso non è che possiamo fare vertici tutti i giorni. Esiste anche il telefono, fortunatamente nel 2018. A Di Maio chiederò un incontro volentieri per chiederci sulla disponibilità a venirsi incontro per fare. Gli italiani mi chiedono di fare, stanno pagando troppe tasse. Ci sono imprenditori, artigiani o partite IVA che stanno chiudendo perché non ce la fanno. Quindi a Di Maio chiederò, al di là dei veti, delle simpatie, delle richieste, delle pretese, facciamo qualcosa o no? Se la risposta è no, ragazzi, i numeri sono numeri, si torna al voto. Grazie allora Matteo Salvini, a te Roberto. E io? Uno. Ecco, per adesso è tutto, ci riaggiorniamo dopo con gli aggiornamenti online. Grazie a tutti, arrivederci.